Cereali al cioccolato! Finalmente, ragazzi, me l'avete chiesto in tantissime, già sto pronta con la ciotolina, vedete? È facilissimo. Allora, ci servono questi qua, che sono i fiocchi di avena, miei amatissimi, di cui mia mamma mi ha buttato la scatola, mannaggia. Comunque, sono gli stessi che ho utilizzato nel video del porridge, la mia colazione preferita, anticelluliti, antifame. Quindi andate a vedere quel video, io li compro alla Coop, quella scatola, quindi sono facilmente reperibili nei supermercati. Ed eccoli qua, questi cioccolano sono l'ingrediente principale. Io già non vedo l'ora di mangiarli, perché sono troppo È buoni. mezzanotte, io sto aspettando che li fai, ma si me li mangio Ma tutti! che vuoi tu? Sì, Eccoli sì! qua. Insomma, non la crusca d'avena. Adesso ci vogliono i fiocchi di avena e ne metto 4 cucchiai, che poi vi scrivo sopra, insomma, in pressione la ricetta anche in grammi, quindi se volete essere più precisi. Poi ci metto anche un po' di cammut soffiato, però va benissimo anche il riso soffiato o un altro cereale soffiato che voi avete, quindi non vi preoccupate. Io metto questi qua perché ho questi, insomma, ma qualsiasi vanno bene. Metto anche questi. Questi veramente me l'avete chiesti tantissimo, questi cereali. Ora li faccio anche un po' più piccolini perché sono veramente... C'è ogni cereale di questo, guarda qua, è enorme, quindi... Infatti, era meglio forse il riso a sto punto Sì, che era più mi è piccolino, eh. finito. Quindi, ragazze, qualsiasi cereale soffiato va bene. Anche la quinoa. Sì, la quinoa soffiata anche è buona, riso soffiato, qualsiasi. L'importante è che mischiate i fiocchi d'avena con un cereale soffiato. E voi me l'avete chiesto tantissimi questi cereali al cacao, ve l'ho fatto vedere proprio nel video della mia colazione. Noi li adoriamo tanto e li È mangiamo vero, nel un latte, sacco. nello yogurt. Anche Sono così, diciamo, anche direttamente così. in bocca, che sono Sì, sono buonissimi. troppo troppo buoni e poi comunque sono sani, perché adesso vi faccio vedere, non mettiamo zucchero, non mettiamo nulla di grasso, quindi sono completamente leggeri. Sapete che l'avena è un ingrediente molto leggero che fa molto molto bene, regola anche l'intestino, eccetera. Vabbè, una cosa un po' così grossolana. A questo punto, nella nostra bella ciotolina, ci andiamo a mettere un po' di farina di cocco. Questa è la farina di cocco che io uso anche per le mie ricettine, insomma, un po' per tutto, e anche sia nelle ricette cosmetiche che di cucina. Quindi ci mettiamo anche un po' di questa, che dà un sapore un po' più particolare, troppo troppo carino a questi cereali. Comunque, secondo me, anche se non ce l'avete, secondo me non succede No, nulla, vengono però bene lo stesso. diciamo è sfizioso È perché dà un sapore sfizioso. leggermente dolce È vero. ai Adesso poi ci mettiamo il cacao, cereali. yeah, finalmente, che questo me l'ha comprato mia mamma a Carrefour, che è il cacao bio. Vi ricordate? Noi abbiamo fatto sul primo canale il video di tutti i prodotti della nostra spesa al Carrefour. Adesso a breve faremo un Sì, vlog, non vedo andremo l'ora. sì al Carrefour a fare un vlog e lo caricheremo sempre su questo canale, che è il nostro canale di cucina. Quindi iscrivetevi anche a questo canale se non siete iscritti. Comunque, qualsiasi cacao va bene, ragazze, non vi soffermate su marche, eccetera. L'importante è che sia cacao. Che sia Ok, amaro, non sì, no, zuccherato. cacao amaro e in polvere. Vado a mescolare. Mamma mia, come sono buoni! Sono troppo troppo buoni. Adesso l'ultimo ingrediente che ci dobbiamo mettere è lo sciroppo d'acero. Ecco perché vi dico che è una versione, insomma, sana, abbastanza dietetica, perché lo sciroppo d'acero, come vi ho scritto anche sul blog, che vi ho fatto un post dedicato a tutti i dolcificanti alternativi allo zucchero bianco, lo sciroppo d'acero è molto sano, è anche abbastanza dietetico ed è un alimento, e poi buono proprio, cioè, Buonissimo. io lo adoro Sui veramente, perché anche messo sullo yogurt, sulla frutta, pancakes. sui pancakes, sì, che anche abbiamo fatto la ricetta, sono veramente è ottimo. Questo è il nuovo, appena comprato da mia madre, appunto. E quindi andiamo a mettere anche questo qua. Allora, in alternativa a questo, potresti usare il miele, perché anche il miele va bene. Io, diciamo che questi cereali al cacao, io li compravo di una marca bio, al negozio biologico, che non mi ricordo neanche più qual era la marca, perché poi ho buttato la carta, eccetera. Però ho memorizzato gli ingredienti, ho detto no, li devo fare in casa. È Perfetta. vero? E quando li feci e lei li diede a mia sorella, lei non si accorse che erano quelli che avevo fatto io in casa, e Erano invece uguali. erano uguali praticamente. E sono buonissimi. E là c'era appunto Anche anche il miele, miele. sì, che poi io non ho messo, bah, metto solo questo qua per una versione ancora più dietetica, però insomma va bene anche il miele tranquillamente. A questo punto
per mescolare bene dovete per forza mettere le mani. Lo so che magari perché se non mescoli con le mani non si appiccica bene lo sciroppo d'acero. Guarda come si bagnano, prima invece non succedeva, quindi magari se vi fa schifo potete mettervi dei guanti. In cucina si usano le mani. Eh sì, perché poi sono pulite, insomma, quindi guarda come si bagnano, se no non... Si amalgam benissimo. Sì, prima resta staccato, insomma, questa è una cosa che ho sperimentato proprio, io evito, insomma, se posso mettere le mani, però in questo caso ci vogliono. E quindi vi viene questa pappetta, questi cereali che è un po' così... aggregano fra di loro, però non tantissimo, questa è la consistenza giusta. Qua appunto con la ricetta che avevo scritto in sovraimpressione vi vengono proprio precisi, mescoliamo bene e schiacciamo un po' per amalgamarli. Vedete che diventano di questa consistenza bella appiccicaticcia, tutti belli azzeccosi. Li andiamo a mettere, vado a versare quindi i nostri cereali qua dentro, ragazze. Appunto ci ho messo la carta forno sotto, mi raccomando, perché se no si potrebbero attaccare. Li stendo bene bene così. Accendiamo già il forno, Nancy. Vai. Ecco qua. Vedete? Adesso andiamo a infornare. Ecco qua, ho infornato. E devono cuocere poco tempo, veramente pochi minuti, a una temperatura non troppo elevata, se no si bruciano. Dopodiché li metteremo in questo bellissimo scatolino di latta. È vero, Nancy, che ce l'hanno regalato? Sì, perché c'è ancora il bigliettino della ragazza che praticamente ci fece dei biscotti e ce li regalò, che salutiamo ancora, mandiamo un bacio grandissimo, erano buonissimi. Grazie. Vabbè, sono finiti dopo praticamente purtroppo un'ora, sì. Però noi conserviamo con tanto amore questa scatola in cui mettiamo le cose, magari dei biscottini, dei cereali, va proprio bene per metterci cereali, si mantengono belli freschi e croccanti per tanti giorni. Eccoli qua, appena sfornati, ragazze, a 180 gradi, massimo 8 minuti devono cuocere, che sennò si bruciano e poi sono amari. E veramente adesso per esempio sono ancora un po' morbidini, non fatevi ingannare da questa cosa che dite ah non sono croccanti, che poi quando si raffreddano diventano croccanti, quindi fidatevi di me, non li fate cuocere troppo. Sì, perché se li cuocete troppo poi diventano amarissimi. Se ti sei dimenticata qualcosa da dire, insomma, della ricetta, noi poi scriveremo sul blog tutte le precisazioni, proprio la ricetta completa in cui spieghiamo il procedimento, la cottura. Esatto, facciamo sempre un post correlato sul blog www.caritadolce.com. Quindi adesso ragazze facciamoli fare un poco freddi e poi li mettiamo qua dentro. Belli croccantini. Eccoli qua i nostri cerealini. Sono pronti, guardate come sono bellissimi e sono super croccanti, veramente, sono troppo belli. Cioè il giorno dopo diventano più buoni, croccanti, non so se riesce a sentire la croccantezza, pronti per essere tuffati nel mio lattuccio di nocciole e fare una bellissima colazione. Io mangerò anche un po' di cioccolato fondente, che adoro, mi dà la giusta carica di mattina, prima dello sport. Cate in accappatoio, appena fatta la doccia, però veramente non vedevo l'ora di svegliarmi stamattina per mangiare questi qua, che non li mangio anche così, e poi vabbè, li metto anche nel latte. Sono troppo buoni. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Un bacio grande, ciao!